il muro, c'è un muro di gente per il rugby. Sì, come sono giornate che aggregano e portano tante famiglie, tanti bambini, quindi sono bellissime giornate da godersi in amicizia, in compagnia, e poi insomma è sempre un bellissimo spettacolo. Io sono un rugbista mancato, perché qui, ragazzi, mi hanno parlato di ruoli, di altezza, quindi anche di cattiveria agonistica, e potevo far bene anche nel rugby. Così, cattiveria agonistica, la volta ho vissuto un paradosso, cioè a un passo dal vincere e poi ancora ci si deve qualificare alle Olimpiadi. Quali sono le prospettive? Beh, insomma, la squadra c'è, le possibilità, le potenzialità ci sono, e quindi non posso immaginare un'Olimpiade senza, assolutamente no, sono quei momenti in cui ci vuole davvero poco, come ci vuole anche poco per stare fuori, quindi bisogna sempre avere a mente gli obiettivi, e quindi questo è un grande obiettivo a cui non bisogna mancare. Beh, Velasco lo conosciamo benissimo tutti quanti, la pallavolo è diventata popolare in Italia grazie a lui, dopo quei 4 mondiali vinti di fila con la famosissima generazione di fenomeni, no? Io sono arrivato subito dopo, quindi non sono un fenomeno come loro. Beh, lui insomma può intanto unire il gruppo, perché sappiamo tutti che quel gruppo lì nella femminile si stava un pochino sgretolando, quindi il suo grande compito sarà quello di riunire la squadra e di fare bene. Basta di far bene, di far giocare la Igonu, di farle fare quello di cui lei è capace, cioè 20-30 punti a partita da sola, perché insomma una giocatrice che vinceva i set da sola, e basta, e poi riunire il gruppo, perché la pallavolo è uno sport di squadra. E da soli non si va da nessuna parte. Preso atto che alle Olimpiadi in un modo o nell'altro ci andiamo, ci sono possibilità di medaglie? Beh, sì, ci sono possibilità, anche se comunque ci sono nazionali molto forti, quindi però quando si è lì cambia tutto, il passato, quello che si è vinto passa in secondo piano, lì è un momento talmente magico che si parte da zero e si va avanti. Io ho visto squadre fare bene in un'Olimpiade dove non erano per niente, non sono mai state favorite, però arrivavano lì e ti viene fuori quella grinta e quella, insomma, che prima magari non avevi. L'Olimpiade, sappiamo tutti, è la manifestazione più bella, è il massimo che c'è per un atleta, quindi viene fuori di tutto in quei momenti lì.